Intanto fatta la pittura sta cercando di trovare il perché di questi tulipani invece di garofani. Introduzione. Ma speriamo bene. Sono le parole di Andrea Pazienza, fumettista, fra i più fantasiosi del Novecento. Fa pronunciare aperto il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, mentre osserva l'Italia dall'alto delle montagne che tanto incarnavano la resistenza combattuta fra il 1943 e il 1945, sopravvissuta alla pagina più nefasta della storia nazionale, dopo aver attraversato il ventennio fascista, il crollo delle autorità dello Stato con la fuga di Casa Savoia e dei vertici militari l'8 settembre 1943, l'Italia, che Pazienza disegna sotto gli occhi ormai dell'anziano partigiano, basco in testa, scarponi pesanti e l'immancabile pipa, non è più quella gettata nel fango delle guerre di Mussolini, ma la nuova Repubblica, una Italia rovesciata, ormai libera, ma completamente da rifare, dove non resta nulla se non la volontà di rigenerare lo spirito. A proposito, ragazze, qui non so se la Michela Ponziani ha letto il libro Rifare l'Italia. Sapete chi lo ha scritto? L'ha presentato tempo fa Irmici, e siamo andate, ma diverso tempo fa, sì, alla Camera dei Deputati è stato presentato, e io pensavo che fosse un libro nuovo, invece quel libro era stato scritto da Filippo Turati. Va bene, proseguiamo, ci sediamo. Sediamoci.